Signori e signori, buonasera, siamo al Palazzo del Giorno di Rieti e questa è la seconda partita in casa amichevole nel precampionato. Come dicevamo l'altra volta, e vedete ancora la scritta di solidarietà dopo gli eventi del sisma del centro Italia, dove la provincia di Rieti è stata fortemente colpita, quindi la scritta di solidarietà, la nostra terra risorgerà, vicini alle vittime del terremoto. Lo sport continua, lo sport va avanti, è la terza amichevole questa per la NPC Rieti di Luciano Nunzi, la prima vinta in casa con Cassino, la seconda in un torneo a Tarquinia contro Latina, dove Rieti è uscita sconfitta ma dopo aver dominato i primi due quarti. Oggi un bel confronto, un altro derby, un derby che poi vedremo anche in campionato, tra la NPC Rieti e Ferentino. I due coach, Luciano Nunzi per Rieti e Luca Anzaloni per Ferentino, come sempre decidono di giocare i 10 minuti per azzerare ogni volta il punteggio e poi ricominciare. Probabilmente si giocheranno 4 quarti, se poi decideranno di farne di più li seguiremo tutti, perché sappiamo che comunque anche in precampionato c'è grande interesse di seguire la nuova squadra di Rieti, ma comunque vedere anche una prima avversaria per tastare un po' il polso della reale forza di Rieti. Comincia subito bene però con Marcus Gilbert, che è un po' il tiratore di Ferentino, che mette subito dentro 3 punti. Un giocatore molto atletico, fisicamente con un fisico da bianco più che da nero, però con una mano molto educata ha infilato subito una tripla importante. Dalton Pepper risponde dalla parte opposta, altro fisico, altra struttura, però anche Pepper è un buon tiratore e anche se non è la sua specialità principale, Rieti impatta dunque sul 3-3. Si continua a giocare, tra un po' vi dirò le formazioni per intero. Questo è Benjamin Raymond che invece sbaglia. Insieme a Raymond c'è Imbrò in regia per Ferentino, lo vedete in fase di manovra, ora va anche al tiro e sbaglia. Il rimbalzo di Pepper, ma la palla esce. L'altra parte del quintetto è composta da Benvenuti, da Marcus Gilbert come visto in precedenza, da Benjamin Raymond e l'altro giocatore titolare è Tommaso Carnovali. Per quanto riguarda Rieti, il quintetto che crediamo possa essere il quintetto ideale: Raymond, tiro preciso, piazzato, ma veramente solo rete per lui, Alex Anelli come play e poi Pepper e Di Prampero i due esterni. Sotto canestro gioca Matteo Chillo e poi Deshaun Sims, che vedete ora in azione con il numero 16, l'americano giunto a Rieti per ultimo, che ha destato buona impressione nelle prime due partite. Matteo Chillo commette fallo a centrocampo, punteggio 5-3 per Ferentino. Un Sims che ovviamente deve ancora entrare nei meccanismi, nelle rotazioni del gioco di Nunzi, ma che comunque ha fatto vedere un buon potenziale sia atletico che tecnico. Cambi di lusso come per esempio Casini, poi c'è l'esperto Benedusi ormai del settore, altro esperto Eli Antonio per la NPC Rieti, una squadra un pochino più lunga rispetto alla scorsa stagione, ma dovremo un po' valutare l'efficacia di questa squadra anche in proporzione agli avversari. Imbro, un play estremamente interessante, offre la palla per il tiro da 3, è disturbato dallo stesso arbitro Marcus Gilbert che sbaglia e allora Alex Zanelli approfitta per di nuovo venire in avanti. L'entrata di Dalton Pepper è la sua specialità, 5 punti per Rieti, tutti realizzati da Pepper e siamo 5 pari tra Rieti e Ferentino. Ancora Imbrò in manovra, esce Raymond, ancora Imbrò per impostare, 9 secondi da giocare, la palla è per Gilbert. Raymond marcato addirittura ora da Pepper, va al tiro in maniera forzata, poi Chillo con questa palla, Di Prampero aveva subito un piccolo colpo fortuito, Pepper ancora sotto per Sims che però viene stoppato da Benvenuti. Raymond a 3, sbaglia, ferro per lui, Chillo a rimbalzo, accelera Di Prampero, lancia in contropiede, lo schiaccione, ma fermato dall'infrazione di passi di partenza
quindi annullata la schiacciata di Dalton Pepper. Rimaniamo sul 5 pari, ma era stato bravissimo Di Prampero a lanciare in contropiede Pepper, così come Pepper era stato bravo a trovarsi subito in quella fase di azione. Ancora avanti Ferentino, prova il tiro da tre, lo trova anche Tommaso Carnovali ed è 8-5, la sagra dei tiri da tre, possiamo dire, per ora, tra le due squadre che realizzano maggiormente dall'arco dei 6-25, ma ovviamente siamo solo all'inizio. Sono passati 3 minuti e mezzo dall'inizio di questo primo quarto. Ora riceve Sims, palla fuori per Chillo che prova da tre e infila la tripla anche Matteo Chillo. Io credo che sia davvero una eccezione vedere un inizio di partita in campionato con delle percentuali da tre di questo livello, 8 pari, quasi tutti i tiri dalla lunga distanza. Ancora Imbro in manovra, chiude Chillo in marcatura su di lui, poi la palla è per Carnovali che va al tiro, scusate, Benvenuti che va al tiro ma sbaglia, Sims a rimbalzo, poi Zanelli, Di Prampero, Chillo, c'è il pick and roll e ancora Pepper al tiro, il rimbalzo è di Chillo, poi lo conquista, però parte in contropiede Gilbert, lo chiude bene Pepper, ricomincia da capo Ferentino. Imbro, raddoppio di marcatura, scarica ma sbaglia, recupera la palla, la tira veramente dalla spazzatura, il tiro di Carnovali che ha sbagliato, poi è solo Pepper, finta il tiro, Zanelli imposta di nuovo l'azione, siamo a metà del primo quarto, 8 pari tra la NPC Rieti e Ferentino. Di Prampero scarica, lui è un tiratore ma preferisce appoggiare su Chillo che va al tiro e subisce il fallo da parte di Benvenuti, tra gli applausi del pubblico che è leggermente meno della prima amichevole con Cassino, ma che comunque, considerando che è davvero una partita estiva, è già accolta la squadra da parecchio pubblico. Realizza Chillo dalla lunetta, non sappiamo stimarlo con precisione, credo saremo intorno alle 300 persone circa. 2-2 per Chillo, Rieti passa in vantaggio 10-8, sempre Imbro a portare palla, Matteo Imbro, giocatore di scuola bolognese. Raymond a tre, attenzione, infila la tripla, che giocatore Benjamin Raymond, anche lo scorso anno impressionò qui a Rieti per la mole fisica straordinaria ma anche la capacità atletica di muoversi, di tirare da qualsiasi posizione. Fallo in attacco ora, credo sia fischiato a Sims, esatto, il fallo di Sims. Subito un cambio, esce Imbro, al suo posto entra Nunzio Sabatino che è il secondo play. Vi dicevo di Raymond, davvero credo sia il migliore dei suoi come realizzazioni finora, giocatore capace di farsi spazio in posizione di post basso ma di tirare in maniera micidiale anche da tre, e quindi veramente difficile da marcare, un giocatore atipico per mole fisica e per doti tecniche. La bella entrata, poi non ha trovato il canestro, ma Marcus Gilbert sembra veramente molto agile, tra l'altro in una amichevole precedente Ferentino ha battuto Brindisi che è in Serie A. Chillo da sotto sbaglia, 10-11 per Ferentino. Sabatino ha girato la palla per Benvenuti, la palla sotto Raymond, ma c'è il fallo, cioè il fallo commesso da Zanelli. È pronto a entrare in campo anche Bertocchi al posto di Benvenuti. Un po' a specchio la formazione di Ferentino rispetto a quella di Rieti, cioè un ottimo play e due buoni americani come Gilbert e Raymond. Ancora da tre questa volta il tiro di Gilbert, molto preciso, e così Rieti un po', l'ottimo play Zanelli e i due americani Sims e Pepper. Pepper lo conosciamo, Sims è ancora ovviamente da valutare, da studiare, è arrivato da troppo poco tempo.
Zanelli sotto per Chillo, non riesce a trovare la via del canestro, buona la marcatura, ma è bravissimo ad usare il piede perno ed infiamma la tribuna di fronte a noi. Buonissimo movimento per Matteo Chillo che realizza i punti del 12 a 14. Attenzione ancora Gilbert, bravo da tre, bravo in entrata, segna ancora, subisce il fallo ed è veramente un folletto Gilbert, probabilmente è uno degli americani rivelazione della Serie A2. Ci sono dei cambi, esce Pepper, esce anche Chillo, al loro posto Benedusi e Eli Antonio. C'è il tiro libero aggiuntivo per Gilbert, però lo sbaglia, più bravo da tre che dalla lunetta. Zanelli, il punteggio è 12 Ferentino, 12 Rieti, 16 Ferentino. Dicevo che ha battuto anche Brindisi Ferentino. Prova da tre ora, Sims, e realizza la tripla. Un tiro che avevamo già visto contro Cassino, non da tiratore, ma poi la palla tocca solo la rete in più occasioni e sono preziosi questi tre punti di Sims. Raymond prova anche lui da tre da lontanissimo, mamma mia che giocatore, che giocatore, ripeto, ci impressionò lo scorso anno. D'altronde Ferentino lo scorso anno era una squadra da playoff e crediamo anche quest'anno probabilmente una delle migliori formazioni. Ora Annunzio Sabatino commette fallo, rientra in campo in bro, quindi tutti e due play in campo e Carnovali va in panchina. 15 a 19 per Ferentino, rimessa Rieti con Di Prampero. Di Prampero che non è ancora riuscito a trovare gli spazi giusti per piazzare le sue triple, quella è la sua specialità. Eli Antonio per Sims, la palla è fuori, Benedusi non tira, prova ad entrare, ancora fuori, Sims dalla media, sbaglia, rimbalzo preso da un giocatore di Rieti e quindi la rimessa sarà per Ferentino. Rieti che è sotto di 4. Conta molto anche in amichevoli come queste il tipo di preparazione effettuata da una squadra o dall'altra, quanto siano pronte soprattutto nei primi minuti le squadre e quante invece debbano aspettare. Eli Antonio a rimbalzo, è entrato Benedusi proprio per marcare Gilbert, è una sua specialità quella del capitano di Rieti. La palla è per Eli Antonio, fuori Benedusi, ancora dentro Eli Antonio, arresta e tiro, realizza. Eli Antonio aveva avuto un piccolo problemino, ma oggi rientra in campo regolarmente, quindi è 17 a 19 in una partita abbastanza divertente. Raymond, il taglio per Gilbert, azione bellissima, spettacolare. Raymond fortissimo fisicamente, fortissimo da sotto, precisissimo al tiro, ottimo passatore, giocatore veramente completo. Forse Sims deve fare molto movimento per liberarsi della sua difesa. Ora c'è un fallo di piede, tocca la palla Sabatino che va fuori, rimessa sarà di Rieti. Nunzi prova ancora due alternative, in campo Casini al posto di Prampero ed in campo anche Della Rosa al posto di Zanelli. Zanelli che non ha ancora capito che deve uscire, ora sì, e quindi a un minuto scarso dalla fine, 48 secondi per la precisione, entrano Casini e Della Rosa. Benedusi, Della Rosa, Della Rosa ancora per Benedusi, è marcato, prova l'entrata, c'è il fallo di Gilbert su di lui, tra l'altro rotola male sul pallone Benedusi, è andata bene che non abbia avuto problemi. 17 a 21 ora, è solo rimessa perché Ferentino, nonostante giochi forte e è molto precisa in attacco, non commette tanti falli in difesa. Della Rosa fa passare 5 secondi, quindi Rieti perde palla. Rieti perde palla e mi sembra un pochino imballata oggi la NPC.
ha ricevuto il neo entrato Edoardo Bertocchi. Poi Imbrò, c'è la marcatura di Casini su di lui. Imbrò in azione, scarica benissimo proprio per Bertocchi, che poi sbaglia un tiro facile da sotto. Rimbalzo offensivo di Bertocchi e subisce il fallo di Eli Antonio. Quindi a due tiri liberi Edoardo Bertocchi, 20 anni, uno dei centri che darà supporto sotto canestro, diciamo un 5 puro, abbastanza puro. Sbaglia il secondo, 17 a 22, quindi Rieti è in svantaggio. Ultimi secondi per poter recuperare. Casini in palleggio, aspetta, temporeggia, raddoppio di marcatura, difende bene Ferentino. Casini prova il tiro da tre, lo sbaglia, ma in fase di tiro Gilbert commette fallo su di lui, è un fallo prezioso per Casini, che avrà tre tiri liberi a disposizione. Realizza il primo. Va a segno anche il secondo e così avvicina la propria squadra a Ferentino. Ancora Manuel Casini, italo-argentino, giocatore di grande esperienza. Sbaglia però l'ultimo a disposizione, Eli Antonio ha preso il rimbalzo, aveva l'opportunità di andare al tiro ma non ci riesce. Quindi termina 19 Rieti, 22 Ferentino il primo quarto. I due coach, come si usa queste amichevoli estive, azzerano il punteggio alla fine di ogni quarto, quindi noi vi aggiorneremo con i parziali, poi mano a mano vi dirò anche il finale. All'intervallo, il finale proprio della partita, quindi si riparte da 0-0 in questo secondo quarto. Per ora Ferentino ha avuto la meglio su Rieti di 3 punti. E avanti con Imbrò, è da lontanissimo il suo tiro, tra l'altro quello ci fece molto male lo scorso anno, ora invece sbaglia. È entrato in campo Daniel Dataway per Ferentino. C'è un fallo commesso proprio da Dataway su Benedusi. Giocatore giovanissimo di 17 anni, Daniel Dataway. Della Rosa ora prova ad entrare, ma è chiuso. È chiuso e perde palla, è stato bravo Dataway a marcarlo. Riprende da capo con la manovra di Sabatino, che approfitta anche della presenza dell'altro play Imbrò, ma è molto bravo, nonostante non sia espertissimo, Bertocchi a muoversi sotto canestro. Cambia mano all'ultimo istante, poi quando va al tiro, oltre a realizzare, subisce anche il fallo e quindi avrà il tiro libero aggiuntivo. Ora non si chiama Della Rosa per qualche consiglio in cabina di regia. Tiro aggiuntivo di Bertocchi che non va. Casini manovra, scarica Eli Antonio, prova lui da tre, realizza la tripla Eli Antonio. Jack Eli Antonio, dovrebbe essere una sua caratteristica quella di tirare da tre, anche se è un lungo, e ora lo ha dimostrato. Imbrò, raddoppi di marcatura su di lui, Benedusi è bravo, grande difensore, ruba palla, Della Rosa si ferma, ricomincia, Eli Antonio, palla sotto per Chillo, ora giocano insieme Chillo e Eli Antonio,
e Simpson in panchina, ancora solo Eli Antonio, dai e vai con Killo, bellissima azione, 3-2 lunghi e il pubblico in piedi addirittura per questa azione spettacolare del 5-2 per Rieti. Infrazione di passi ora commessa da Benvenuti, il pubblico si fa sentire anche in un'amichevole a Rieti, ma questa è una caratteristica che va avanti per decenni in questa città. Una partenza migliore in questo secondo quarto per l'NPC, è pur vero che in questo momento Ferentino non ha in campo i due americani Gilbert e Raymond, che sono assolutamente il loro punto di forza, però c'è anche da dire che Pepper e Sims a sua volta sono in panchina per Rieti. E lì Antonio ora ha un problema con una scarpa, quindi il gioco è fermo per consentire al giocatore di origini ternane, ma in questa stagione reatino, di sistemare la scarpa, e tra l'altro è applaudito per la bella azione del dai e vai con Killo, probabilmente provata più volte, che questo è un segnale che i giocatori si conoscono, mentre quelli di Ferentino hanno un'ossatura con quattro giocatori importanti come Imbro, Raymond, Carnovali e Benvenuti, che già si conoscono a memoria. Per Rieti c'è da rodare molto di più, ci sono tanti giocatori nuovi. Se pensiamo che Della Rosa era comunque un panchinaro, Benedusi era l'unico titolare e Pepper, gli altri sono praticamente tutti nuovi. Intercetto di Della Rosa a sporcare questa azione, 13 secondi però ancora per Ferentino. Sabatino, la palla è per Benvenuti, Imbro, la marcatura di Della Rosa. Ora scala su di lui addirittura Ali Antonio, ruba palla, Benedusi che va fino in fondo, realizza e subisce anche il fallo, però il canestro non vale perché credo che l'abbia toccato un giocatore di Rieti, quindi non sarà due punti più tiro libero aggiuntivo, ma saranno solo due tiri liberi. E anche in un amichevole il pubblico contesta, fischia questa decisione arbitrale, immaginate in campionato. Canestro dunque non convalidato perché la palla è stata toccata da un altro giocatore sul ferro, poi è andata dentro, ma potrebbe essere interpretato come una correzione, quindi Benedusi, che è stato bravissimo in difesa a rubare palla, ora ha due tiri liberi a disposizione. Realizza il primo Nicolò Benedusi. Anche il secondo va dentro per il capitano di Rieti. 7-2 in questo secondo quarto. Non tira, Benvenuti. Quindi la palla gira, ultimi 3 secondi, e ora tenta da lontanissimo Benvenuti, non prende neanche il ferro, scadono i 24 secondi, e mi sembra davvero che senza Gilbert e Raymond la squadra di Anzaloni perda molto potenziale, infatti li richiama in panchina per qualche consiglio. Terminato il time out, si riprende con Della Rosa in manovra, quindi ancora Zanelli in panchina a giocare più minuti a Della Rosa per provare gli schemi. Ora Casini per Benedusi, ancora buona difesa però per Ferentino, buono il piede perno anche per Ali Antonio, ma non riesce a correggere in sottomano, e poi Sabatino avanti. Non tira, Benvenuti,
invece ci prova il neo entrato, prende il ferro Tommaso Carnovali e dalla parte opposta Chillo la mette dentro. E poi non è nuovo entrato Tommaso Carnovali perché era in quintetto base, quindi nuovo da qualche, rientrato, ecco, possiamo dire così. Punteggio 19-2, ma forse è 9-4, però prendiamo per buono quello che c'è sul tabellone. Esce Li Antonio, rientra in campo Sims, però per cercare di correre un po' ai ripari Anzaloni rimanda in campo anche Raymond, e quindi due cambi importanti in questo momento. Sims e Raymond tra l'altro ora si fiancheggiano e sarà così anche in marcatura. Imbro al tiro, sbaglia, non prende neanche il ferro, prova a salvare la palla Benvenuti ma non ci riesce, quindi poi da tre Benedusi, grande tripla per il capitano Nicolo Benedusi, 12-2 il punteggio in questo momento. Imbro, Datoway, Raymond al tiro, ancora dentro ma non è valida perché c'è stato fallo d'attacco per Benvenuti, ma Raymond ancora una volta precisissimo. Esce proprio Daniel Datoway e rientra in campo il titolare, l'americano Marcus Gilbert, che ha dimostrato davvero finora di essere veramente forte, 23 anni per lui, un giocatore interessante, molto interessante. Casini, Benedusi, Sims, poi ancora Casini che ora aiuta in regia. Sims è solo, prova da tre, sbaglia, il rimbalzo è di Imbro, punteggio 12-2 ancora per Rieti. Ora Gilbert scarica per Benvenuti, però commette infrazione di passi Lorenzo Benvenuti, cambio ancora, Rieti cambia due, esce il capitano Benedusi ed entra Pepper, esce Della Rosa, rientra in campo Alex Zanelli che poi è il pretitolare. Sims, la rimessa per Pepper. Ora i due coach provano di nuovo i quintetti titolari dopo un po' di riposo. Casini, Zanelli che riceve, Chillo, il passaggio è per Sims, stava per perdere palla, poi la recupera Sims in palleggio allo scadere, va fino in fondo e realizza con un gioco quasi da playmaker in entrata Deshaun Sims. 14-2 ora. Gilbert, vediamo se riuscirà lui a accorciare le distanze. Fallo di Pepper. Riceve Gilbert fuori, Raymond da solo, non tira da tre ma tira da due e da lì è meno preciso, quindi la palla recuperata da Casini, poi Chillo, la palla è per Sims ma Chillo evidentemente pensava che avesse le molle ed era fuori misura il passaggio, da lì ne nasce un contropiede per Benvenuti che realizza 14-4. 4-11 da giocare, peccato perché poteva essere una ulteriore azione di contropiede per Rieti. Ora ruba palla Gilbert, molto veloce, giocatore veramente fastidioso in difesa e preciso in attacco. Chillo, Pepper, Zanelli e Imbro, due numeri 12, Zanelli è solo, scarica proprio per Chillo, si avvicina, arresta il tiro da due. Allo scadere la mette dentro, canestro valido per Chillo ed è 16-4 Rieti. In effetti in difesa Rieti ha giocato molto bene, ha fatto fare pochissime cose, questo è passaggio indietro,
fatto fare pochissime cose a Ferentino. Buona la difesa di Zanelli. Ora l'arbitro deve dire qualcosa a Zanelli. La rimessa è per la NPC. Zanelli, Pepper e a terra Gilbert. Pepper da tre realizza. Era scivolato Gilbert in marcatura, ha trovato, mi sembra, Chillo che lo ha bloccato. Chillo è davvero una bella sorpresa, soprattutto dal punto di vista fisico. Sarà sicuramente lui il 5 titolare. Siamo sul 19-4, 3:27 da giocare, ancora un minuto di riposo per il time out. Al Palazzo Giuni di Rieti forse come quantità c'è meno pubblico rispetto alla prima amichevole con Cassino, ma quasi sicuramente, cioè sicuramente più rumoroso il pubblico. D'altronde una giornata feriale, una giornata di lavoro, e l'orario sono 18:30, quindi due volte ci prova Carnovali, sbaglia entrambe le volte, ma prende ancora rimbalzo offensivo Ferentino, sbaglia poi Gilbert da tre, ed ora è Casini che recupera la palla in maniera definitiva, la offre a Zanelli per la manovra di Rieti, che si trova in vantaggio di ben 15 punti a sorpresa con Ferentino in questo secondo quarto. Zanelli da tre è sfortunato, doppio ferro, poi esce Imbro, prova ad accelerare ma è brava nelle rotazioni difensive Rieti, anche se poi Chillo commette fallo. Però nel secondo quarto sono proprio migliorate le rotazioni difensive, tutta la difesa di Rieti, nonostante Ferentino sia partita senza i due americani. Ora in realtà da qualche minuto ha la squadra titolare in campo, però sempre 4 punti ha realizzati. Imbro ci prova ancora, scala bene Chillo, poi ovviamente il dai e vai con il mismatch per Benvenuti contro Zanelli crea un'azione facile e i due punti realizzati da sotto per Benvenuti. Pepper, Chillo, Casini, finta al tiro da tre, scarica per Sims che ora va al tiro e dalla posizione quasi di angolo la mette dentro. 21-6. Ruba palla ora Sims su Raymond, poi va fino in fondo, sbaglia ma c'è il fallo, poi si arrabbia anche Sims con Imbro perché ha rischiato di cadere male. Deshaun Sims dimostra subito carattere nonostante sia un amichevole. Esce Casini, rientra Di Prampero, tiri liberi per Deshaun Sims che aveva rubato una buona palla verso Raymond, tra l'altro ha probabilmente messo a punto la sua difesa su Benjamin Raymond che finora ha realizzato e giocato molto bene, ma come dicevo Sims ha parecchia mobilità in più e avrebbe dovuto sfruttarla. Evidentemente il giocatore americano di Rieti ora ha tentato, è riuscito anche, uno solo però il punto portato a casa, uno su due da tre. Gilbert, la rotazione in difesa di Sims da tre, sbaglia infatti Gilbert che era partito molto meglio. Zanelli prova il pick and roll, vede un varco, scarica per Di Prampero, tiratore, ferro. Ancora non riesce a esprimersi al meglio Di Prampero, ma nonostante tutto è incoraggiato dagli applausi del pubblico. È fuori Imbro, lui ha anche un tiratore, ma sbaglia anche lui. Evidentemente gli specialisti più conosciuti oggi non riescono a far canestro. 22-6 ancora.
Chillo che riceve, ultimo minuto prima di un riposo virtuale, perché dopo due quarti Zanelli è solo, prova lui da tre, è solo ma non riesce a trovare la via del canestro, rimbalzo di Prampero, Zanelli finta al tiro, poi scarica Chillo, prova da tre e sbaglia, rimbalza ancora di un piccolo che è Zanelli e imposta ancora Rieti. 50 secondi da giocare, Zanelli prova ad accelerare, scarica ancora per Matteo Chillo, rischia l'infrazione di passi, Sims non tira, Di Prampero allo scadere, nulla di fatto e non si dice a Sims tira, che eri solo, prova, l'incoraggia ora, ma questa è stata un'azione un po' troppo caotica per Rieti, che comunque conduce 22-6 e questi soli 6 punti sono davvero frutto di una buona difesa di Rieti. D'altronde è un po' il marchio di fabbrica per Nunzi di effettuare sempre una buona difesa per limitare le potenzialità d'attacco di tutti gli avversari. Vedete anche Sims come difende meglio su Raymond e Raymond sbaglia. Forse è l'ultima azione questa, 15 secondi. Zanelli in palleggio, Imbro cerca di infastidirlo, lo salta, lo scavalca bene, arresto il tiro per Imbro, Ferro, ancora Di Prampero a rimbalzo, non lo prende, la palla esce, quindi l'ultima azione in realtà è nelle mani di Ferentino che ha solo 2 secondi a disposizione. Subito da lontanissimo tenta ma non riesce, solo tabellone, Lorenzo Benvenuti, 22-6 il secondo quarto per Rieti. Eccoci qui, siamo al Palazzo Journer, questa è la testimonianza e mi ha raggiunto Fabrizio Rosati che insomma con me fa i commenti per tutta la stagione, ora sono più commenti di relax visto che si tratta di un'amichevole questa tra la NPC Rieti e Ferentino. E come così come ho cominciato l'altra, comincio anche questa, tra l'altro tu direttamente interessato al sisma, al terremoto tremendo, con quello striscione che dice la nostra terra risorgerà e siamo vicini alle vittime del terremoto, e tu che lavori in una struttura importante come in una banca e non a caso quella di Amatrice, insomma credo ti faccia maggiormente piacere che riprenda la vita, lo sport, cosa che purtroppo lì su nelle terre terremotate non è proprio così. Sì, un saluto a tutti, un bel ritrovati per questa nuova stagione, la curiosità comunque di essere qui al Palazzo Junior per avere una mezz'oretta di distrazione, cercavo di trovarla, indubbiamente mi ha colpito appena entrato quella la nostra terra risorgerà, perché insomma vengo da Amatrice, vengo da una zona che chiaramente oggi ha tutt'altro a che pensare e anche a me insomma capitano delle situazioni davvero che ti riportano molto lontano insomma da quella che fingiamo essere la nostra realtà in effetti, perché poi quando accadono queste la realtà della vita è ben altra, ti porta con i piedi per terra, è chiaro, lo sport è una cosa di unione, una cosa bella indubbiamente, quindi lo sport credo che possa comunque giocare un ruolo importante, anche la nostra squadra dal presidente che insomma sta mettendo in campo delle iniziative volte a dare sostegno ad un pezzo del nostro territorio che è un'eccellenza italiana, perché insomma è lì dove è nata la Matriciana, è un piatto conosciuto tra i più conosciuti al mondo, un'eccellenza anche come località ben frequentata durante l'estate, purtroppo oggi colpita, oggi rasa al suolo dobbiamo dire da un evento sismico che davvero ha avuto una portata incredibile, però quella è la mia quotidianità con la quale tornerò domattina, per adesso credo godiamoci questo squarcio di partita, questo secondo quarto, dopo che ho visto così dal parterre un secondo quarto ottimo, mi sembra di poter dirti Roberto, di una squadra che obiettivamente mi sono fatto dire un po' i nomi, conosco poco, però ho visto delle iniziative molto belle. Questo davvero è un giovane, quindi magari non lo conosci, è Trevisan. Trevisan è un giovane indubbiamente, probabilmente quello che avrà il ruolo di quarto lungo, però io ho visto un po' in tutti la voglia di far bene, molto una squadra molto attiva, molto con tanta energia, mi sembra anche con ruoli abbastanza completi, insomma forse non altissima, però
una squadra che credo possa avere molto 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 dinamismo, e non so se il Sims, come sembra, ha qualche numero. Pepper lo conosciamo, Casini è un giocatore d'esperienza affidabile. Io credo che forse il tasso di pericolosità di questa squadra quest'anno sia cresciuto rispetto a quella dello scorso anno. Cominciato il terzo quarto con Gilbert da una parte, Zanelli dall'altra, un paio di bombe che dicono per il momento risultato 6-4 per Rieti. Zanelli accelera, Di Pram però vediamo il tiratore, niente da fare, polveri bagnate. Lui è un po' lo specialista dei tiri da tre, come ha dimostrato anche a Tarquinia nell'altra amichevole giocata con Latina. Oggi non riesce a rompere l'impatto del Palazzo Sojourner, e dire che da avversario di Prampero l'anno scorso ha fatto male a Rieti in questo palazzo, però insomma si dovrà sbloccare, ma quella è una sua caratteristica. Ora sono solo amichevoli. Nel frattempo invece Rieti continua a giocare bene. Pepper che riceve ora la finta su Gilbert, lo manda a spasso con un'azione straordinaria, nonostante Gilbert abbia dato parecchio fastidio nel primo quarto a Pepper, perché è un difensore molto veloce. L'entrata ora a un cost to cost di Sabatino, che non ci sta a perdere anche il terzo quarto, e la mette dentro in sottomano. Quindi Zanelli dalla parte opposta che prova a emularlo e ci riesce, poi Trevisan sfortunato nel tap-in. Benjamin Raymond da tre, giocatore straordinario, giocatore che veramente si sta dimostrando in assoluto il più forte di Ferentino. Ora commette fallo sull'entrata di Di Prampero e Zanelli esce per un po' di riposo, rientra Gianluca Della Rosa. Dobbiamo dire che in questa fase pesa molto anche la preparazione delle squadre, dipende anche da che tipo di preparazione fanno. È ovvio che magari, come è successo per esempio contro Latina, i primi due quarti Rieti ha dominato e poi ha avuto un calo fisico e ha perso di 9, pur essendo stato avanti anche per molti punti in più. 9 pari ora. C'è in panchina Imbro ancora e a portar palla Nunzio Sabatino per Ferentino. 6 minuti e mezzo da giocare, è ancora Marcus Gilbert che scarica bene per Raymond. Benjamin Raymond anche da sotto, da tre, sposta gli avversari, un giocatore veramente completo. E devo dire che Ferentino dipenderà molto da questi due americani, che quando sono mancati nel secondo quarto Rieti ha preso il largo. Di Pram però ancora non trova la via del canestro. Della Rosa rimbalzo, Pepper, arresto e tiro da tre, ferro. Però Di Pram però è fastidioso il rimbalzo offensivo. Pepper scarica, Di Pram però non tira da tre, poi va fin sotto e scarica a sua volta per Trevisan al tiro. Trova ancora due punti il giovane Trevisan, che non è lì solo per tenere il campo, ma sta dimostrando che qualche minuto in quel ruolo dove non si trova molto tra i giocatori giovani potrà mantenere. Gilbert questa volta è corto, 11 pari, contropiede di Pepper, lo schiaccione, questa volta non c'è passi, questa volta la schiacciata del potente giocatore americano che vestirà la casacca amaranto celeste per il secondo anno, vuol dire due punti e vuol dire 13-11 in questo terzo quarto. Siamo a metà, però insomma divertente, spettacolare. Credo che comunque Ferentino rimanga una protagonista del campionato di Serie A2. Sì, indubbiamente, credo che hai detto un po' tutto, nel senso Raymond in effetti quando è in campo è dominante sia fisicamente ma anche dal punto di vista tecnico. Mi sembra che sappia sempre trovarsi nel posto giusto, è lui che sta un po' tenendo a galla Ferentino, di fronte a una Rieti buona in fase di attacco. È chiaro, ci sono tante cose da rivedere, c'è un discorso legato alla preparazione e di squadra e anche dei singoli, con
americani tipo Sims che sono arrivati da pochi giorni, quindi hanno ancora da digerire un po' il fuso orario, trovare l'amalgama anche con i propri compagni, però diciamo le avvisaglie che sono prospettiche sicuramente per una stagione, per una buona stagione, mi sembra che ci siano tutte. Tecnicamente è una squadra che mi sembra, ora al di là che Di Pramper ha sbagliato qualche tiro di troppo per il ruolo che in effetti ha in questa squadra, però forse è una squadra che punti nelle mani rispetto allo scorso anno ne ha certamente di più. Quello dove certamente dovrà progredire che è tipica dei dettami di Coach Nunzi, insomma, di mettere un pochino più di attenzione in difesa, dove c'è tanta voglia di fare anche lì, però è chiaro ancora non in maniera ordinata così come vorrebbe il coach. Questo parziale dice 13-11, se sommiamo tutti i punti finora il punteggio sarebbe 54-38 per Rieti, quindi un margine importante accumulato soprattutto nel secondo quarto, ma si sa che i coach in questa fase pensano più a provare le cose che non a guardare il punteggio. Pepper dice forse passi, invece secondo gli arbitri è fallo di Pepper, quindi la velocità di Marcus Gilbert mette in difficoltà Dalton Pepper, l'altro statunitense, e quindi la rimessa sarà per Ferentino proprio in virtù del fallo commesso dal numero 33 Amaranto Celeste. Rieti e Ferentino si rincontreranno in un torneo proprio a Ferentino. Ancora Raymond, ancora preciso sia dalla media sia dalla lunga distanza. Ora è entrato Eli Antonio, è uscito Sims, quindi vedremo un po' il confronto fisico tra Eli Antonio e Raymond. C'è il fallo ora su Matteo Chillo, lo commette Lorenzo Benvenuti, si danno il 5-2, nulla di particolarmente grave, il terzo fallo di squadra questo per Ferentino, quindi è solo rimessa, 13 pari, solo rimessa per l'NPC che ora ha Gianluca Della Rosa in cabina di regia. Di Pram però non tira, scarica per Pepper, lì sotto sono chiusi, esce bene Leo Antonio, non lo vede, Pepper cerca il fallo, lo trova nell'uno contro uno ed è Imbro che ha difficoltà a mantenere una difesa contro la potenza fisica di Dalton Pepper. Ora raggiunge il bonus di falli Ferentino, ancora Di Prampero la rimessa, riceve Chillo, Pepper, arresto e tiro, esecuzione veloce, sfortunato, Imbro in posta, veloce, però Di Prampero lo segue con attenzione, poi la rotazione di Eli Antonio, ancora attenta in difesa Rieti, e la palla è sotto ma chiude bene la formazione di Nunzi, contropiede di Di Prampero, la palla è fino in fondo, lo stoppone di Marcus Gilbert, che atleta, e poi subito Gilbert per Raymond, ma sbaglia da tre, il rimbalzo è di Chillo, ancora Rieti, palla in mano, una fase anche di spettacolo. Sì, qualche errore di troppo, però partita veloce, indubbiamente cambio di fronte repentino, comunque parla Roberto, un dato, la palla mi sembra che abbia una circolazione un po' diversa rispetto allo scorso anno, al di là del tiro sbagliato, qui c'è chiaramente gambe pesanti, esercizio che chiaramente va fatto durante l'anno per riprendere confidenza con il campo, tante cose, per cui quello che è importante mi sembra la predisposizione, no, al cercare il compagno, qualche volta anche eccessiva se vogliamo, però una buona circolazione di palla, poi i risultati se l'atteggiamento a questo arriveranno di conseguenza. Sì, dobbiamo dire velocemente soprattutto, il pick and roll con esecuzioni rapidissime, è chiaro che poi oggi Rieti gioca contro Ferentino che è orfana di uno dei giocatori più interessanti che è Bernardo Musso, che è il fratello di Vittorio Musso ed è un play guardia di spessore, l'entrata ancora potente di Pepper che la mette dentro e subisce il fallo. E quindi Ferentino va rivista anche con Musso, d'accordo, è assente per qualche piccolo problemino fisico dopo la preparazione, ha il tiro libero aggiuntivo Pepper, secondo me questa è una grande conferma che sarà uno dei protagonisti della Serie A2, in alcuni momenti veramente è difficilissimo da marcare. Ma è giocatore che credo ora al secondo anno a Rieti, in Italia soprattutto, forse
ha già capito in che campionato è, cosa c'è bisogno di fare, si sente sicuramente più leader, perché comunque è uno dei superstiti della scorsa stagione, quindi è uno che deve anche abituare gli altri a far da chioccia, quindi credo che ci sarà una crescita rispetto alla già positiva stagione che fu lo scorso anno, nel quale ha dimostrato davvero davvero tante cose, davvero di poter essere dominante. Quest'anno credo che con una palla che circola più velocemente, con una pericolosità perimetrale anche maggiormente accresciuta da parte di Rieti, e le difese non potranno soltanto concentrarsi su Pepper, su Parente come era lo scorso anno, ma dovranno comunque concedere qualche cosa. In questo credo un giocatore come Pepper, devastante fisicamente com'è, ma anche tecnicamente capace di inserirsi, credo che possa non far certamente anche meglio dello scorso anno, che vorrebbe dire molto, io credo. C'è un cambio deciso da Anzaloni, rientra Carnovali al posto di Sabatino, ma stiamo notando che siamo al terzo quarto, quindi a Tarquinia è calata Rieti nel terzo e nell'ultimo quarto, invece in questa fase c'è la freccia che dice vantaggio, perché la palla rimane incastrata sul ferro, quindi rimessa per Ferentino. In questo terzo quarto non piace a nessuno, in questo terzo quarto devo riscontrare una maggiore velocità ancora espressa dalla NPC, e siamo ancora in una fase di pre-campionato, quindi in realtà, se questo sarà un po' il marchio di fabbrica di Luciano Nunzi, quanto sarà veloce in campionato questa squadra. Ma Raymond comunque è mostruoso, realizza ancora il sorpasso di Ferentino 16-18, veramente. Anche Gilbert mi piace molto, un gran bel giocatore, ma Raymond sta reggendo da solo la squadra. In questa fase da tanti minuti Rieti gioca senza Americano. Di Prampero, ora Della Rosa, ancora il pick and roll, veloce, poi esce, ora Achillo, mancano pochi secondi però. Eli Antonio non trova il varco, deve uscire, va al tiro e prende la stoppata. Questa è un po' una forzatura di azione che non piace a Luciano Nunzi. Attenzione dalla parte opposta, perché Carnovali scarica ancora per Raymond. Gilbert non riesce a tirare, è bravo Eli Antonio ad uscire in difesa, e poi su Benvenuti commette proprio fallo Giacomo Eli Antonio, e quindi ci saranno tiri liberi per Ferentino. Poi 1 minuto e 54 da giocare, però dobbiamo dire abbastanza divertente questo terzo quarto, è il più equilibrato, anche il primo lo è stato, però qui veramente le due squadre sono schierate al meglio, quasi al meglio. Per esempio Nunzi ora sta provando con grande insistenza la presenza dei due lunghi italiani contemporaneamente, Eli Antonio e Chillo, però Pepper sta veramente facendo la differenza ed è già veramente in buonissime condizioni. Pepper, Gilbert in marcatura su di lui, scarica su Chillo, palla difficile, la tocca Benvenuti e va fuori. 7 secondi per l'azione offensiva di Rieti, proprio Pepper si incarica della rimessa, un'azione un pochino più macchinosa, ora forse si sente la stanchezza al termine di questo terzo quarto. Della Rosa subito al tiro, sbaglia, Raymond a rimbalzo, Imbro al tiro da 3, Ferro, la palla va fuori, dice forse era fallo, perché Imbro dice mi ha toccato la mano sul tiro da 3, ma gli arbitri non hanno fischiato, la palla è andata completamente storta, forse Matteo Imbro aveva ragione, ma comunque è un amichevole e quindi si continua nonostante ora il chiarimento tra Imbro e l'arbitro. È pronto Di Prampero a rimettere. Di Prampero ha realizzato mi sembra 18 punti contro Latina ed oggi invece non è riuscito ancora ad andare a canestro. Ora per compensare gli arbitri danno la rimessa a Ferentino quando la palla aveva toccato il ferro ed era uscita, forse per giustificare che Della Rosa ha toccato la palla e quindi era lui che l'ha mandata verso il ferro, altrimenti dovevano fischiare fallo.
Vabbè, comunque si riprende, continua a dire Nunzi e Anzaloni si preoccupano di provare i giochi, ovviamente, non di vincere un'amichevole. La rimessa è per Ferentino, anche se il pubblico a Rieti vorrebbe sempre vincere. Ma sì, però insomma credo che il punteggio proprio in questi scrimmaggi ci sono forse a favore del pubblico presente, sono lì sul tabellone, si riazzera ogni quarto, però insomma questa è una fase nella quale gli allenatori cercano di capire un po', di amalgamare la squadra, di trovare l'intesa tra le varie componenti, quindi magari ecco adesso per la NPC ci sono insieme Chillo e Eli Antonio, no, i due lunghi, magari non c'è l'americano, vedere quanto possono dargli, vedere se possono trovare intesa tra di loro, perché magari ci saranno sicuramente fasi durante delle partite di campionato anche in avanti che chiaramente ci sarà questa opzione possibile. È normale, si va per tentativi, c'è ancora un errore da parte di Rieti, manca meno di un minuto al termine di questo terzo quarto che Ferentino lo sta conducendo 22-16, segno che le difese sono ancora parecchio da registrare insomma nei parziali che abbiamo visto finora, però insomma è uno spettacolo tutto sommato gradevole, si scoprono pian piano le potenzialità dei vari giocatori, ma chiaro, come hai detto tu Roberto, la condizione non è ancora ottimale, insomma non ci si conosce tra nell'ambito della squadra e c'è da crescere anche sul piano fisico. Sbaglia il secondo tiro Imbrò, ora Rieti ha un minuto per accorciare da questo 16-23. Esce dal blocco Pepper della Rosa, ancora per Pepper, palla sotto per Eli Antonio che da sotto riesce ad appoggiare al ferro ed è 18-23. Imbrò, ancora Imbrò in palleggio, cerca di tenere la palla al limite dei 24, poi c'è il fallo di Della Rosa che dice non è vero che ha commesso fallo, invece gli arbitri confermano, quindi ci saranno ancora tiri liberi per Imbrò. No, una correzione invece, perché hanno fischiato passi, infatti ora Imbrò a lamentarsi. Della Rosa in manovra di Prampero, Eli Antonio, esce ancora una volta Pepper, però questa volta Gilbert lo segue strettissimo. Pepper, 4 secondi al termine, prova il tiro, lo trova morbido, esecuzione perfetta, termina 21-23 il terzo quarto. Tornano in campo i due quintetti, Rieti sempre con la maglia bianca e invece Ferentino con quella bordeaux o amaranto, che poi se vogliamo anche sono anche i colori di Rieti. Proviamo a darvi i parziali di questi tre quarti iniziali. Allora, per Rieti la somma è 62, per Ferentino è 51, quindi il parziale dopo tre quarti è 62-51. Della Rosa riprende con un errore e quindi viene avanti Ferentino, che da quando è rientrato Matteo Imbrò in effetti ha molto più ordine in campo. Ora riceve Benvenuti e tira da lontanissimo Raymond, forse lì era troppo lontano, infatti prende solo il ferro. Della Rosa in manovra, e di nuovo in campo il capitano Benedusi, che aveva fatto molto bene in difesa nel secondo quarto. Benedusi è solo, la palla è per Casini, prova da tre, Juan Manuel Casini non trova il canestro. Raymond, ancora Raymond, si appoggia molto su di lui la squadra
Ferentino della Rosa, Benedusi e Chillo. Casini scarica per Eli Antonio che va al tiro ma sbaglia. Sempre i due lunghi italiani in campo. Ora Gilbert. Imbrò nel traffico, Benedusi che difende, la palla è sotto, nel mismatch della Rosa commette fallo su Lorenzo Benvenuti, forse si sente un po' di stanchezza, Sims ha giocato poco e allora viene rimesso in campo questa fase al posto di Chillo da Luciano Nunzi. Rientra in campo anche Zanelli al posto di Della Rosa. C'è di nuovo in campo il giovane Daniel Dataway, è uscito Gilbert, in broda lontanissimo, un canestro micidiale, ne abbiamo visti diversi in gara 1 lo scorso anno con Ferentino che fece veramente molto male a Rieti, ed oggi ancora Imbro sta dimostrando tutto il suo valore. 3-0, comincia così questo ultimo quarto, crediamo ultimo, poi vediamo se i giocatori decidono di proseguire, gli allenatori più che altro. Arresto e tiro per Benedusi, realizza lo scadere, due punti importanti in un'azione che non sembrava così fluida, Rieti un po' sulle gambe in quest'ultimo quarto. Sì, beh, adesso ha cambiato qualcosa nello scacchiere, il coach Nunzi ha rimesso Sims, Casini che è rientrato da poco, anche insomma, credo che chiaramente non ci possono stare 40 minuti nelle gambe della squadra, però si alternano tutti, credo che ci sia giustamente in questi amichevoli spazio per tutti, anche perché l'allenatore ha da capire cosa ciascuno può dare, peraltro contro una squadra che immagino non sia una così una squadra di secondo piano nel campionato, è una squadra che certamente per tradizione ormai da un po' di tempo, da un po' di anni vorrà come dire, consolidare un posto di vertice nel campionato di A2, sperando che anche Rieti prima presto o tardi possa cominciare a nutrire ambizioni di playoff, comunque di un piazzamento tra le prime 7-8 del campionato. Per il momento questa è una squadra che mi sembra ben costruita, poi le ambizioni l'hanno stata facendo, lo scorso anno l'obiettivo della salvezza è stato raggiunto, quest'anno magari è di maggior consolidamento e quello andrebbe bene. Sbaglia ancora invece Casini dalla distanza, lui che insomma queste cose qui dovrebbe metterle un po' in sicurezza, però c'è tempo perché questo avvenga, lui è giocatore di esperienza e magari nella tensione di una partita dove valgono i due punti forse riusciremo a scoprirlo meglio. Imbrò, grande azione, salta la marcatura di Zanelli, giocatore talento importante, Matteo Imbrò, un po' un lusso per la pallacanestro italiano nella Serie A2. 5-2, ora buono il passaggio di Sims per Benedusi che non riesce a realizzare e quindi torna avanti Ferentino, l'accelerazione e lo scarico buono da parte di Datoi per Benvenuti che realizza ed è 7-2, ora un po' come è successo nel secondo quarto, a parti invertite, Rieti sembra bloccata che non riesce a segnare ed è 7-2 per Ferentino. Zanelli, la palla è fuori, ancora Casini, però ancora da tre, trova la tripla Juan Manuel Casini, alla fine la trova, esperto giocatore italo-argentino, d'accordo, ma magari poi come dici tu, quando le partite contano probabilmente è uno di quei giocatori che viene fuori, lo vedremo dopo un po', daremo un parere dopo un po' di partite di campionato. Zanelli recupera, accelera, ha solo Raymond davanti, scarica per Benedusi che fa subito il tiro da tre, corto, rimbalzo, la palla per Eli Antonio, fuori, Casini è solo ma non tira, ora Rieti prova di nuovo ad accelerare un po', Casini in manovra,
Palla per Sims, marcato, raddoppiato, ma è bravo a scaricare, è solo Benedusi, prova Nicolò Benedusi, non prende neanche il ferro, il capitano di Rieti, non è la sua specialità, ma ci ha provato e va bene così, 5-7, attenzione Datway, prova lui e sbaglia, Casini per Zanelli, Zanelli dice calma, ragioniamo, siamo a metà dell'ultimo quarto e c'è anche un po' di stanchezza tra i giocatori in campo. Il taglio di Benedusi è fermato da un fallo di Matteo Imbrò, quindi gioco fermo, primo fallo di squadra per Ferentino, esce Giacomo Eliantonio, rientra Matteo Chillo. Casini, Zanelli si muove bene, Sims è solo, prova il tiro da tre, lo trova, meglio da lontano che da vicino, non si riesce a avvicinare a canestro Sims. Sì, prima ha ricevuto una palla spalle a canestro, era ben marcato, c'era anche stato il raddoppio. Quindi ha riaperto fuori adesso, però diciamo da che l'ho visto io finora mi sembra più propenso a trovare soluzioni fuori dal canestro, dove ha una mano anche abbastanza educata, invece è buona questa entrata del nostro play, insomma mi piace uno che ha delle accelerazioni e comunque è il giocatore che pensa in prima battuta a far circolare la palla. Si riscatta un po' nei confronti di Zanelli, di Imbrò, però un tiro strano che sembrava quasi volesse effettuare un passaggio, invece poi ha tirato e ha fatto anche canestro Tommaso Carnovali. 10-9 per Rieti su Ferentino. Chillo è tornato in campo per dare chili e centimetri, ancora il tiro, Sims la mette dentro in quel suo tiretto così con quella mano, tac e via, però la palla va dentro, prende solo la rete e questi sono punti preziosissimi, magari anche in campionato, insomma, se questo è. Rientrato Gilbert, la palla è fuori, Casini prova a stoppare, non ci riesce, ancora Marcus Gilbert che è veramente un folletto, c'è Raimond in panchina ma d'altronde ci vuole un po' di riposo anche per lui. Imbrò sbaglia, Benedusi recupera palla, Benedusi molto rinfrancato, sarà anche il ruolo di capitano. Ora Zanelli la mette anche da 3, 12-9. Scusate, 15-9 per Rieti e poi 3 minuti da giocare. Gilbert, benvenuti. C'è il fallo in difesa per Rieti. Sì, si va un po', come dire, a ondate, no? Questo è anche frutto della preparazione diversa. Insomma, 7-2 in questo primo, in quest'ultimo quarto era cominciato, adesso si è a 15-9, parziale 13-2 a favore della NPC, che in pochi minuti comunque ha ribaltato le sorti anche di questo parziale, anche grazie, credo, a un'ottima circolazione di palla, poi qualche canestro sia di Zanelli sia di Sims, che hanno riportato avanti Rieti, ma quel che più conta, ripeto, è le sensazioni che possono provenire dai singoli e dalla buona circolazione di palla in attacco. Adesso c'è da costruire, credo, ancora tanto in difesa, se un neo posso trovarlo, magari un po' più di attenzione nel rimbalzo anche difensivo. Una scarsa capacità magari ad andare a trovare il rimbalzo offensivo, forse anche non lo so, sensazione, non che non ci si provi, però magari non si è riusciti troppo a difendere così bene la propria area pitturata, di là qualche
qualche rimbalzo preso, ma insomma forse si potrebbe far meglio, però ripeto, è un concetto che magari in un contesto di squadra si potrà sicuramente andare a correggere, no? Utilizzando delle difese particolari, dei tagliafuori, delle possibilità che diano a una squadra che non è altissima, non ha grandissimi saltatori, ecco, questo forse, ripeto, potrebbe essere il neo, però poi si può comunque costruire qualcosa di buono anche così in difesa. Ma credo che questa sia una chiave di lettura importante. Intanto entra in campo Andrea Uletta, giocatore voluto e confermato da Luciano Nunzi al posto di Alex Zanelli, quindi anche per il giovane Uletta ho qualche minuto di amichevole. Va subito a difendere Uletta ed evita il tiro di Carnovali, o meglio lo effettua ma sbaglia sul disturbo di Uletta, e poi Casini per Sims. Ancora Casini, il pick and roll riesce benissimo, poi Sims aspetta un attimo, la palla sotto per Uletta che intelligentemente dà di nuovo la palla all'americano che sbaglia un tiro facile. C'era stato un buon dai e vai tra i due giocatori che però non è riuscito fino in fondo. Ora accelera, ma poi si ferma Sabatino. Gilbert marcato da Benedusi, Gilbert va al tiro, sbaglia, rimbalzo di Chillo. Nicolò Benedusi per Casini. Casini che svolge ora il ruolo di play, sempre sul 15-9 per Rieti. Casini in entrata, scarica per Uletta che tagliava. Benedusi recupera palla, contropiede ora con Gilbert che va al tiro da tre, sbaglia. Sims la recupera, va fuori e poi si arrabbia anche. Fa canestro ma dalla parte opposta, cioè in una sorta di contenitore che è sugli spalti sotto la curva. E comunque applausi per Deshaun Sims in questa fase, che ha dato un bel po' nel tiro da tre. E c'è di nuovo Trevisani in campo, riceve Bertocchi, poi va subito al tiro Sabatino. Buon rimbalzo di Andrea Uletta, che è bravo sia in difesa ma soprattutto in attacco a cercare i rimbalzi. Sarebbe il giocatore l'undicesimo della squadra, però poi chissà se potrà trovare spazio. Trevisan ora sbaglia, si arrabbia Nunzi in panchina, poi a sua volta sbaglia il passaggio e questa forse è un'ingenuità del giovane Trevisan, doveva lasciare la palla a terra, invece l'ha toccata. La rimessa per Ferentino nell'ultimo minuto. Sì, un po' di confusione l'abbiamo vista, insomma, da ambo le parti, queste ultime due o tre azioni. Però ci sono anche tanti giovani in campo, sicuramente la partita volge al termine, un minuto, un po' di stanchezza, un po' di mancanza di lucidità, un po' qualche giovane che commette qualche piccola ingenuità come quella di Travisan adesso. La palla era chiaramente controllabile dalla NPC, invece regala il possesso palla. Sono chiaramente errori da correggere, perché a un minuto dal termine, qualora si andasse punto a punto, sono chiaramente errori assolutamente da non commettere questi, regalare un possesso così. Però 16-9, 1-0-6 al termine dell'incontro, presumiamo. Ancora Sabatino in entrata, ma non riesce a trovare Varchi. Poi l'ultimo toccare palla a un giocatore di Ferentino, ed è precisamente Bertocchi, e quindi rimessa Rieti. Pronta Uletta, vediamo dov'è. Eccolo, Casini era nascosto dietro Annunzi, due parlavano, non vedevo Casini, dico chi riceve palla, invece eccolo qui, Palmano per Casini da play, Chillo, ancora Casini, pick and roll, la mantiene, cerca il blocco a sua volta, fuori, per Chillo che vede l'entrata, la palla è sotto per Trevisan che viene scaraventato a terra da Benvenuti. Non riesce quindi a tirare. 4 punti realizzati nel primo quarto da Trevisan, o nel secondo quarto per la precisione, ed ora avrà 2 tiri liberi.
Sbaglia il primo Trevisan. Secondo invece va a buon fine ed è 16-9 per la NPC. Fiorentino che ormai ha ritirato Imbro, ha ritirato a riposo anche Raymond, è un po' Gilbert il punto forte, ma Beneduzzi difende su di lui ed è uno specialista in questo settore. Chillo a rimbalzo, sicuramente uno dei migliori rimbalzisti, uno dei più attenti, Matteo Chillo. Casini, forse è l'ultima azione. 15 secondi al termine, Casini la terrà fino alla fine, si ferma, la palla sotto per Chillo, un po' sporca, Beneduzzi, 2 secondi per andare a canestro, ancora Chillo, deve tirare allo scadere, ma scade il tempo sia dei 24 sia del quarto, che è l'ultimo, ed è 16-9 questo ultimo. Un rapido commento. Sì, credo un buon allenamento contro due formazioni che chiaramente hanno fatto da sparring partner l'una all'altra per questo inizio di preparazione. Si è cominciato davvero, davvero da poco, si seguiranno in casa Rieti tante amichevoli proprio per tornare coesione di squadra, proprio per trovare una identità ben definita. Credo sia stata una buona partita dove si è vista qualche buona cosa da parte dei singoli, ottime cose anche da parte del gioco di squadra, più in fase di attacco io direi che in fase di difesa. Il punteggio finale 78-60 a favore di Rieti, che comunque non è male se andiamo a vedere, 60 punti solo incassati significherebbe aver lavorato bene in difesa, però a mio parere c'è ancora parecchio margine per poter far meglio, come forse c'è anche margine in fase di attacco. Questa squadra credo che ne abbia di potenziale, poi nella stagione dirà come andranno le cose per entrambe le formazioni. Sì, dal Palazzo Giorno è tutto dunque dopo questa terza amichevole tra la NPC Rieti e Ferentino, terminata appunto come diceva poc'anzi Fabrizio Rosati sul punteggio di 78-60, e quindi è tutto, grazie e buonasera anche da Roberto Pentuzzi, buonanotte.